Sono uscito ora dalla metropolitana, siamo usciti e oggi sono in compagnia e devo dire che sto salendo qua le scale per andare nella via che io preferisco, via Monte Napoleone. Già si sentono le moto arrivare per fare le compere nei negozi. Guardare che bellezza dove sono oggi. Prima non ho potuto allungarmi nel video per il fatto che alcune volte non vogliono che si prendano le persone in metropolitana. Io sono arrivato qui nella mia villa, via preferita. Allora, qua c'è l'emporio di Giorgio Armani, solo che a visitarlo è un po' grande, è bello, può interessare a un certo punto chi interessano queste cose di marca. Io sono qua, guardo le vetrine. No, io non comprerò niente. Mi piacerebbe però avere qualcosa come quello zaino lì di fronte a me. Anche quel cappotto. Vediamo se si riprende. Sì. Qui è una bella zona, via Manzoni. Ecco là, c'è teatro dove ero stato ad ascoltare Vittorio Sgarbi quando ha parlato di Leonardo da Vinci. Questa è la via Manzoni, è una via signorile che richiede un certo comportamento in. Ecco là il teatro che mi sto incamminando. Dopo poi vado via... Dopo andiamo in via Monte Napoleone, solo che c'è parecchia gente. Io non ho nessun problema del Covid per il fatto che, stando mantenendo la distanza e avendo la mascherina, non c'è nessun pericolo. Ecco che mi incammino, i passi seguono simultaneamente in modo determinato, come se fosse il mio camminare dietro di me in questo momento un'ombra, ma in realtà non c'è l'ombra della compagna mia fedele come montagna, ma c'è un'altra persona che mi può fare compagnia maggiormente di uno strattismo come l'ombra. Io devo dire che qui sono arrivato al teatro, eccolo là, al Teatro Manzoni, giusto? E la via Manzoni, dove ho dato un quadro in omaggio a Vittorio Sgarbi. Qui c'è un taxi dopo l'altro per possibilità. No, torniamo in metro, ci mancherebbe altro, perché poi quasi quasi si fa prima in metro arrivare al Bosco Verticale che prendendo il taxi che fa praticamente un giro molto più lungo. Ecco là il Teatro Manzoni. Oggi sono lieto di essere in questa città. È una cosa così imprevista, da una telefonata, da un MMS che mi ha fatto capovolgere il mutamento del mio percorso vitale. Sono qua a vedere la mia Milano. Ecco il tram vecchio. Scusi che mi appoggio di qua. Ecco il tram vecchio. Teatro Manzoni, ok. Ora proseguo verso il centro di Milano. Aspetta, mi sposto in avanti. Così proseguiamo di là che si va dritto, Piazza della Scala. C'è un albero che devo dire moderno, mi piace. Il mio amico in modo volgare l'ha determinato tappo, scavatappi di una bottiglia. Non è così, in realtà è la riproduzione del DNA, ma sa, molte persone non sono elevate a capire certe cose, cosa potrebbe essere un significato
più profondo. Loro mangiano e bastano, hanno pensato che era un tappo per fare la festa di una bottiglia, la forma di quell'albero. In realtà è il DNA, ma non arrivano... Io non mi do importanza, però almeno il minimo di intelletto, qualche cosa posso sapere. E adesso andiamo allora in Piazza della Scala, a dopo riprendo YouTube. Poi verso sera entriamo nell'emporio di Giorgio Armani.